dai famosi 151 metri quadri sono arrivata a 29. Quindi dovrò eliminare il gazebo, primo gazebo di Alghero, un manufatto in ferro battuto fatto da un artigiano, con il verde sopra che a maggio fiorisce, è una meraviglia, ora è nascosto da tutto il resto. Allora io mi chiedo, il centro storico, se dobbiamo rivedere tutte cioè, le disposizioni del suolo pubblico, secondo me dovrebbe essere presa e messa da parte, studiata con un pochino più di, come possiamo dire, attenzione. Perché? Perché ci siamo ritrovati, cioè il Caffè Costantino ha 100 anni, il Verso, il gazebo, ne ha 50 ed è stato il primo di Alghero, ma anche più bello secondo me, non i barasoni, tra virgolette, quadrati, messi lì con la plastica che scende, la plastica che sale e così via. Vabbè. Poi abbiamo lasciato spazio cioè secondo le regole che mi ha detto il mio architetto, dunque ci sono delle regole, nel senso che noi teniamo aperto tutto l'anno, quindi abbiamo dei punti in più. Secondo punto, i metri quadri, ma i metri quadri anche di facciata, ci sono delle attività che hanno dei metri quadri e non hanno abbastanza facciata sul prospetto. Questo. Secondo luogo, mi viene anche da pensare che un'altra soluzione che è stata trovata per Piazza Civica è quella dei bed and breakfast. Io ho un bed and breakfast in via Sassari e allora se ho un altro appartamento in via Cagliari, posso utilizzare i due appartamenti anche se sono lontani. In Piazza Civica sta succedendo questo, nel senso che c'è un'attività che c'è stata sempre, tra virgolette, non quanto il Caffè Costantino, ma utilizza diversi spazi pubblici partendo da un punto solo, dalla parte più grossa, più importante, e allora si vede piatti, bicchieri, pizze, spaghetti che attraversano tutta Piazza Civica per servire gli ospiti. Un'altra roba, io sono la più anziana qua dentro di voi, mi ricordo Alghero quando ha cominciato a fare turismo, io ero bambina, ma mio zio, il famoso pescatore che si chiamava, adesso mi viene, c'era il soprannome, Ferruccio, portava Paola di Liegi a Reni, alla Maddalenetta a fare il bagno. Adesso chi portiamo alla Maddalenetta a fare il bagno? Quelli che arrivano nei nostri locali con la bottiglia dell'acqua minerale e vogliono i bicchieri. Io do lavoro a 12 persone. Ora devo eliminare il gazebo, devo mettere due ombrelloni che fanno schifo, nascosta tra gli altri che sono come. Non voglio usare un termine che è sul punto della lingua in questo momento, per non essere fraintesa, e avere 8 tavolini. Io non posso più dar lavoro a 12 persone. Non lo so, tengo aperto sempre, do un servizio. Quest'anno avevamo deciso di chiudere solo per una settimana, invece ci siamo trovati la Piazza Civica sotto sopra, non ci hanno avvertito, ci hanno spostato il gazebo e ce l'hanno anche rotto. Quindi aggiustiamo anche quello. Ma i 29 metri quadri proprio io non li digerisco, signori miei. È un'istituzione, Alghero non è più quella di una volta. La nostra ricchezza è il centro storico con tutte le attività che c'erano, non le cianfrusaglie come sento dire quando io passo al corso, sento dai turisti, ma guarda che schifo, quante cianfrusaglie, il corallo di plastica. Ma stiamo scherzando, il Caffè Costantino è un caffè storico che ha 100 anni, io ho delle foto del 1920 dove c'era scritto vendersi alcol e liquori. Allora, teniamo in conto anche questa cosa qui, perché se lo eliminiamo abbiamo eliminato tutto. Nel centro storico non c'è più il
ciabattino, non c'è più la vecchietta che faceva lo scavagliuccius, che si passava c'era profumo. Cosa c'è? Plastica, pizzerie, gelaterie, tutti in... Gli algheresi non ci sono più, signori miei, avete